La macrocategoria è studi e boutique legali e professionali, la categoria diritto sportivo. Andiamo a vedere di che premio si tratta. È quello di avvocato dell'anno boutique di eccellenza diritto sportivo. La motivazione: per aver dimostrato negli anni una vasta esperienza e un'approfondita conoscenza nel settore dei diritti connessi allo sport, che l'hanno portato a essere, per unanime parere della propria clientela, ma anche delle controparti, un avvocato dalle eccellenti competenze e capacità nel risolvere questioni di natura tecnica molto complesse. Il premio va a Luca Viola, l'Expertise Legal Network. Ed è naturalmente collegato con me l'avvocato Luca Viola, founder di L'Expertise Legal Network. Avvocato, ben trovato, complimenti per questo riconoscimento, che insomma, chiedo subito a lei un commento. Tanto grazie, buongiorno a voi in questa nuova modalità, immagino ampiamente commentata anche da altri illustri colleghi. Vi ringrazio, nel senso per me il premio è l'arrivo di un percorso che è durato per un certo periodo di tempo, su quale molto ho investito personalmente, ma soprattutto molto abbiamo investito con la creazione di questo Legal Network, che crede fortemente nel diritto dello sport, nel diritto del terzo settore, e in tutte quelle opportunità che nascono dall'incrocio di settori diversi, di competenze diverse, per le quali il diritto dello sport necessita assolutamente una ampia commistione di capacità e conoscenze. Quindi vi ringrazio ancora. Assolutamente, peraltro, insomma, l'endorsement che abbiamo voluto anche evidenziare nella motivazione arriva sia dalla clientela, ma cosa che potrebbe sembrare più scontata, anche se non lo è chiaramente, ma anche dalle controparti. Quindi, insomma, un riconoscimento direi globale, generale. Che dire, sicuramente quello che cerchiamo di mettere all'interno della nostra attività è tanta passione e concretezza. La branca del diritto sportivo, mettiamola così, sembra nascere recentemente, di fatto ovviamente da molto tempo esiste, lo sport professionistico non è stato inventato ieri, lo sport dilettantistico soprattutto è la base di tantissime, attività della nostra società, dimostrazione ne sia le recentissime innovazioni che stanno nascendo, dapprima con la legge dell'agosto 2019 e oggi con le riforme del ministro, con i decreti attuativi che porteranno un grandissimo sconvolgimento nel mondo sportivo, una sfida che il mondo sportivo è chiamato a raccogliere e con lui ovviamente noi professionisti, perché questa svolta epocale in un anno di svolte epocali, che dire, necessita di una conduzione mano per mano. Siamo qui, studiamo, cresciamo con i nostri clienti e non vediamo l'ora di confrontarci e crescere anche con le nostre controparti. Certamente, a proposito di crescita, a questo punto guardiamo subito al futuro, avvocato. Le chiedo come state guardando al futuro, quindi quali eventuali progetti vuole evidenziare in questa sede. La ringrazio per la domanda, nel senso che due sono sicuramente progetti su cui puntiamo e punteremo moltissimo come evoluzione di medio-lungo periodo. Diritto dello sport, quindi come dicevo prima, riforma del diritto dello sport e assistenza a tutti i grandi cambiamenti in natura manageriale. Cercando di essere molto brevi, sarà necessario trasformare lo sport dilettantistico, per come l'abbiamo conosciuto fino ad oggi, in una capacità, in una struttura di natura manageriale che dovrà confrontarsi con problematiche tributarie, fiscali, legali, ma anche con grandi problemi di governance e di compliance. Per cui sicuramente un grande progetto da seguire passo passo. Ma quello che mi piacerebbe qui oggi sottolineare sono i progetti legati alle ristrutturazioni degli impianti sportivi. C'è un decreto attuativo che uscirà specifico sugli impianti, sull'impiantistica sportiva, tema molto sentito nel nord Italia, ma sicuramente anche al centro e sud Italia, e si basa sulla possibilità, capacità di intercettare le aree sportive, il consenso e la pubblica utilità che possono essere manifestati dal comune, dalle regioni, e quindi riuscire a ricostruire, ricreare, ammodernare o comunque sostenere, mettere in sostenibilità, questa sarà la parola fondamentale dei prossimi anni per lo sport, l'impiantistica sportiva. Un
Un altro grande progetto che si sta sviluppando e che vede ormai giornalmente studi legali saltare su questo carro di questa innovazione è il cosiddetto mondo degli e-sport. Ad oggi gli e-sport non sono riconosciuti come sport, c'è una grande attenzione dal punto di vista del Comitato Olimpico Internazionale, del CONI, delle varie strutture sportive, affinché questo avvenga o avvenga meno parzialmente. Ebbene, soprattutto in questo periodo di difficoltà, di distanza, di modalità come quelle che stiamo gestendo noi adesso, la creazione di opportunità di business per le società professionistiche e per le società soprattutto dilettantistiche di attività da remoto, basato sul gaming professionale e soprattutto per il dilettantismo anche un gaming etico, quindi accademie che permettano l'insegnamento ai giovani di questo nuovo strumento, rappresentano sicuramente una grandissima opportunità di business che in tutti i seminari che svolgiamo, che facciamo a favore di organismi istituzionali o anche società private, invitiamo assolutamente a cogliere. Ottimo, beh, direi che è il modo migliore per concludere con tutti questi progetti sul tavolo, peraltro già ben avviati anche grazie a quello che avete fatto fino a oggi e appunto il riconoscimento dei nostri Le Fonti Awards lo dimostra. Grazie all'avvocato Luca Viola, founder dell'Expertise Legal Network e insomma, grazie a voi. Complimenti, ci risentiamo presto. Grazie ancora, arrivederci.